Siamo allo stand Orthovox all'ISPO, dove presentiamo il nostro nuovo programma sulla sicurezza per l'anno prossimo, con una gamma di localizzatori hardware che si posizionano secondo delle diverse utenze di mercato, si posizionano nelle varie fasce. Quest'anno poi particolarmente ci interessa presentare il nuovo apparecchio, che è lo Zoom, un apparecchio per i giovani, molto semplice d'uso ma molto innovativo. È sempre con tecnologia ricevente a 3 antenne e trasmittente, come succede sempre in Orthovox ormai da 2 anni, con doppia antenna trasmittente, apparecchio giovane, per un'utenza giovane, molto semplice nell'uso e nello stesso tempo molto performante. La caratteristica di questo apparecchio si basa tecnicamente, come anche gli altri apparecchi Orthovox, sull'analisi del segnale, sulla distinzione precisa dei segnali analizzati, dei segnali scelti, e non esiste alcun intervento particolare da parte dell'utente, è sempre l'apparecchio che comanda e che dirige il ricercatore sulla vittima. L'apparecchio si posiziona in una fascia di prezzo molto interessante per i giovani, un apparecchio che andrà al pubblico sotto i 200 euro, per cui molto, molto accettabile, e oltretutto è un apparecchio che ha delle caratteristiche, chiamiamole così, caratteristiche proprio di informazione immediata molto, molto ben precise, insomma. Per cui diciamo sul display si legge tutto quello che può essere l'intervento da effettuare. Sugli altri apparecchi continuiamo nella nostra fase di aggiornamento, per cui l'apparecchio S1 Plus è un apparecchio che sarà proposto con aggiornamento di software dalla prossima stagione, per cui è ancora più preciso nell'analisi del segnale, ancora più preciso nelle ricerche, soprattutto complesse, un apparecchio più per utilizzo professionale. Mentre il 3+ continua la sua storia di successo come apparecchio per un'utenza sportiva già specializzata, molto semplice ma molto preciso nelle prestazioni.